Ciao a tutti ragazzi, sono Darren Bibitronic, sono il suo video. Oggi dobbiamo creare un beat nello stile di Shiva, soldi puliti. Ricominciare subito, ho utilizzato un suono veramente strano di Scalar, però suonava veramente benissimo. Si chiama Digital Piano, è un classico Digital Piano. Ho scritto un arpeggio terzinato, quindi classico, molto simile ai beat alla Lil Baby o alla soldi puliti di Shiva. Per quanto riguarda la teoria musicale, siamo in scala G minor e ho utilizzato un solo accordo, ovvero quello di tonica, G minor. E ho sfruttato i classici concetti di quinta aumentata e note sospese per creare questa melodia dark, semplicemente un'inversione dell'accordo. Poi utilizzo la G che sarebbe la root note e a sharp che sarebbe la terza minore. Qui poi introduco la quinta aumentata suonando D sharp, continuo utilizzando la root note sopra di un'ottava, la terza, e qui vado a sfruttare anche la sus2 che sarebbe la A, e la sfrutto sia all'ottava più bassa che all'ottava più alta. E alla fine ho aggiunto questa discesa di note che funziona abbastanza bene per creare un po' di variazione, che va da C a A sharp a A. In poche parole parte dalla sus4, passa per la terza minore e va alla sus2. La cosa figa di questo arpeggio è che è articolato in modo da creare una top melody e una low melody, chiamiamole così. Infatti adesso sentirete che c'è, oltre alla parte di top, la parte di note basse che va a creare un ritmo e una melodia abbastanza particolare che lo rende catchy. Il tutto suona così. Adesso per farvi capire meglio che cosa intendo andrò a eliminare la parte alta dell'arpeggio, quindi questa sarebbe la parte bassa per me. Mentre poi abbiamo la parte alta che sarebbe questa. La scelta di questo suono è stata abbastanza casuale, avevo Scalar aperto per caso perché stavo facendo altre robe, mi sono trovato questo preset che funzionava davvero molto bene, ho deciso comunque di tenerlo. E per il resto poi ho aggiunto altri suoni che fanno un po' da layer o un po' da texture, tipo pad di sottofondo, un'altra melodia che va a suonare più o meno degli accordi. Principalmente volevo tenere il tutto abbastanza semplice, volevo utilizzare un suono che sembrasse lontanamente un harp. Quindi gli altri suoni che ho aggiunto sono appunto delle harmonics di un harp che viene fuori da Kontakt, suona in questo modo. Poi abbiamo Nexus con delle string che ricordano un po' il pezzo di Sfera. Poi abbiamo sempre Kontakt con Mosaic Plug, un suono di texture veramente incredibile. Questo l'ho trovato a caso, ma mi piace tantissimo, è perfetto. E poi abbiamo un altro harp della Kontakt Factory Library che suona in questo modo. Questo è molto figo perché aggiunge solo un sacco di reverbero. Su Omnisphere e Kontakt invece sono andato a suonare gli accordi che riprendono semplicemente le note che sto utilizzando per l'arpeggio principale. Quindi abbiamo questo layer di Kontakt di flauto, questo layer di Omnisphere con questo preset che ho mezzo modificato. Sto utilizzando, se non sbaglio, la root note e la quinta. La root note sarebbe G, la quinta sarebbe D, che ho suonato l'ottava sotto. E qui sto giocando su terza minore, sus 2 e sus 4. E l'ho fatto solo per dare un po' più di ritmo e di texture nel ritornello. Ad esempio, c'è questo suono qui di flauto, che come potete sentire riempie tanto lo spettro di frequenze nelle basse. Poi sono andato a giocare con gli effetti sul piano principale in modo da creare un altro suono da utilizzare nella strofa, perché il piano originale era troppo pieno di alte, troppo pieno di energia per utilizzarlo anche nella strofa. Infatti, se avessi utilizzato quel piano per tutto il tempo nell'arrangiamento, il beat sarebbe diventato molto statico. Quindi sono andato a sfruttare questo preset che mi piace molto del Murda Melodies per creare un'ottava più bassa che assomiglia quasi a un harp. E quello che ho fatto poi è applicare un classico sound shifter per creare l'ottava più alta dell'effetto del Murda Melodies, in modo da poter giocare nella strofa con il classico cambio di ottava. Quindi con l'effetto on il suono principale viene così. Avendo utilizzato gli effetti per fare questi cambi di ottava, posso anche sfruttare il Automation Clip per creare delle variazioni più smooth rispetto al semplice cambio di ottava. Ad esempio, qui quando finisce il ritornello, posso tornare al suono, diciamo, modificato in maniera più semplice. Con questo cambio che suona super smooth, secondo me. I suoni di sottofondo che ho utilizzato sono ovviamente questo. Qui ho applicato un filtro che poi si va a togliere nella seconda parte di strofa, e poi abbiamo l'harp. L'harp aggiunge giusto un po' di transiente di sottofondo, mentre il ritornello suona così. Almeno il primo, perché il secondo poi suona diversamente, perché abbiamo anche gli altri suoni che sono i pad e le string di Nexus. Poi abbiamo i drums, ho fatto una drums abbastanza classica, un clap sul terzo beat. Sono andato a giocare su questi due sample, infatti ho un clap e uno snare, in alcuni punti ho tolto lo snare. La cosa è utile per togliere un po' di impatto.
Proprio yet, quando faccio questa tipologia di beat tendo sempre a giocare un po' su dei pattern molto movimentati con gli hi-hat reverse perché mi piacciono molto. E infatti è venuto fuori sto pattern così, molto interessante. Quindi la cosa che ho fatto è eliminare il colpo che c'era qui prima dello snare per dare un po' più di impatto. E questo l'ho fatto sia nella prima barra che nella seconda. Anche il pattern di 2 hit è abbastanza banale, un colpo sul primo beat e uno sul secondo beat della seconda barra. E la cosa si ripete tranne per la fine, in cui sono andato a giocare su quest'altra nota che se non sbaglio dovrebbe essere la sesta o la quinta. Credo che sia la quinta, infatti, perché l'accordo sarebbe questo. Questa sarebbe la quinta nota della scala. E sto giocando prima con queste due note alla fine che si vanno ad aggiungere sull'offbeat dopo lo snare e sull'altro offbeat per ridare sempre quel colpo prima della partenza. E poi due colpi che finiscono tutti e due a un beat sul terzo e il quarto, quindi il pattern suona così. Anche in questo beat non c'è il kick perché non ne sentivo il bisogno di aggiungerlo. E ho fatto l'arrangiamento abbastanza semplice, quindi prime 8 barre di intro con un filtro, 8 barre di primo ritornello in cui mancano tutti i suoni, diciamo, che ci sono poi nel secondo. Poi la strofa che gioca appunto su quell'effetto che è il Murda Melodies, facendo due ottave, 16 barre classiche. La cosa che ho fatto è togliere il clap qui per creare un po' di variazione, un altro stacco da 8 e poi un ritornello sempre da 8 in cui abbiamo tutti i suoni. Il tutto riparte in maniera abbastanza veloce dopo. Infatti ho fatto il classico stacco in cui non esce tutto ma esce solo la drums nella prima barra e poi rientra subito, in modo da dare sempre quel senso di continuità al beat che piace a Shiva. E quindi la seconda barra dura 24. L'unica cosa che succede è che ho invertito le ottave, quindi qua abbiamo l'ottava più bassa, qui abbiamo l'ottava più alta e qui abbiamo l'ottava più bassa di nuovo. Si sente un po' di più questo suono di texture che sarebbe il contact 3, che nella prima strofa viene suonato insieme al suono principale sull'ottava più alta e quindi si nascondeva un po', mentre qui suonando insieme al suono principale sull'ottava più bassa viene fuori un po' meglio, e questa cosa boh, crea un po' di variazione anche se stupida. E poi abbiamo l'ultimo stacco e di nuovo ritornello uguale. Un'altra cosa che ho fatto abbastanza classica è tagliare le drums qui alla fine prima di farle ripartire, però è una variazione veramente molto molto semplice. Il tutto il beat suona così. Anche oggi siamo arrivati a questo video, vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi se vi è piaciuto. In descrizione trovate il link al Patreon se volete supportarmi, scaricate drum kit, FLP e vedere i video aggiuntivi. Wizards per acquistare i miei beat o drum kit e Instagram se volete seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, al prossimo video.